Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso che domani entro le 19 i due partiti, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, dovranno far sapere se le trattative per una coalizione in maggioranza sono riuscite o no. Domani quindi avremo una indicazione per quanto riguarda la crisi di governo, avremo quindi dettagli se ci saranno ulteriori giorni per dare un mandato a una persona che al momento sembrerebbe possa essere Conte, quindi un Conte 2 per quanto riguarda l'ex presidente del Consiglio. Rimangono ancora però molti dubbi sia per quanto riguarda il programma sia per quanto riguarda la possibile decisione da parte del Movimento 5 Stelle di passare attraverso un voto della piattaforma Rousseau per quanto riguarda l'alleanza con il Partito Democratico. È chiaro che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiesto tempi molto brevi per riuscire a decifrare o comunque a capire se ci possa essere una nuova maggioranza parlamentare. Se non ci dovesse essere accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, crediamo molto difficile che il Movimento possa ritornare in alleanza con la Lega. Crediamo anche molto difficile che ci possa essere un governo di scopo solamente per la legge di bilancio o per il taglio di parlamentare e una nuova legge elettorale. Molto più probabile che si torni alle urne, che Sergio Mattarella scelga di sciogliere le Camere e che quindi il voto possa essere il 3 novembre, che è una data molto probabile. Per quanto riguarda i mercati finanziari, l'impatto negli ultimi giorni è stato molto limitato, il mercato azionario italiano è stato più influenzato dalla guerra commerciale, quindi dai tweet di Trump, che non dalle vicende politiche interne. Al momento lo spread è intorno ai 200 punti base e oscilla attorno a tale valore.